pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dall'1,59%. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il Nasdaq 100, che si ferma a 14.689,62 punti. Giornata da dimenticare per Tokyo, che riporta un meno 2,31% e termina gli scambi a 28.771,1 punti. Seduta negativa per i mercati del vecchio continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell'1,55%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell'1,17%, calo deciso per Parigi, che segna un meno 1,42%. Il settore beni per la casa, con il suo meno 2,32%, si attesta come peggiore del mercato. In forte ribasso MARR, che mostra un meno 2,84%. Annunciate le vendite al dettaglio della Germania, pari a 1,1%. In Giappone, annunciato il PMI manifatturiero, pari a 51,5 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia dei prezzi al consumo, che del PMI manifatturiero,